attraverso l'oculare, per cui vuol dire che dobbiamo moltiplicare il fattore dell'obiettivo per il fattore dell'oculare, quindi in questo caso l'oculare 10 volte, se noi utilizziamo l'obiettivo 10x10, 100 volte. Qui abbiamo le cellule praticamente del sangue, sono delle cellule, voi adesso le vedete come sono, vi faccio vedere velocemente. Ma normalmente sono rosa? Allora, le cellule crescono in, si dice, in un terreno, questo è il colore rosa, è dato dal terreno di cultura, perché solitamente le cellule del sangue sono all'interno del sangue e il nostro sangue è rosso perché è dato dal colore dell'emoglobina. Questo colore rosa serve per vedere se le cellule stanno bene o stanno male, perché c'è contenuto in questo terreno di cultura un colorante che si chiama rosso fenolo, che diventa rosa se le cellule non stanno bene, invece è giallo quando le cellule stanno crescendo bene. In questo caso le cellule stanno crescendo male perché sono fuori dall'incubatore da stamattina, perché le cellule ovviamente, siccome sono cellule del nostro corpo, dovrebbero essere a 37 gradi, quindi noi per portarle qua le abbiamo tirate fuori e quindi non stanno bene, lo vediamo infatti che il colore è rosa perché è acido. E come si fa a sapere se sono morte? Se sono morte, allora in questo caso noi le guardiamo, le vedi, perché diventano proprio tutte raggrinzite, ci sono dentro dei puntini nelle cellule, oppure utilizzi un colorante vitale che si chiama tripan blu e vedi che si colorano solo le cellule morte, diventano blu le cellule morte. Allora, adesso guarda le cellule, per guardarle, per metterle a fuoco devi utilizzare questa manopola, come vedi? Si vedono dei piccoli puntini rotondi, se no chiudete anche gli oculari. Guarda.